Il premio Simpatia quest'anno si è superato con una serata scoppiettante. Tanti premiati che hanno fatto lo spettacolo, il magistrato Gennaro Varone, per esempio. Ci sono cani, il cane ha un collare, e le canzoni da vendere al bar. Il duo comico La Lima e la Raspa. Ogni villaggio ha il suo scemo, il famoso scemo del villaggio. Stasera abbiamo voluto esagerare, gli scemi siamo due. Il giovanissimo ballerino Leonardo D'Onofrio e Daniela Musini con L'onda d'annunziana. Il mare sembra trascolorare sargenta su scura. Premi tra i tanti per Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, che abbiamo dato un ottimo segnale di vicinanza al territorio. Il manager Serena Columbo. Questa è la nostra vita, e sono i nostri talenti. Lo sceneggiatore, autore teatrale e direttore d'orchestra Davide Cavuti. Guardarci indietro, lo ripeto spesso, per poi proiettarci in avanti. Non si può non tener conto di quello che hanno segnato i nostri grandi abruzzesi. L'economista Pino Mauro, che ci ha ricordato che da fine estate non sarà tutto rose e fiori. L'autunno sarà un po' più complesso rispetto a quanto probabilmente oggi viene detto. E tre riconoscimenti sono andati a Rete 8. A chi fa fitness ogni mattina e si vede. Sono contentissima che siate così attenti alle nostre produzioni. A chi sa che il tempo ci cambia, ma in meglio. Ci mettiamo in gioco e lavoriamo ogni giorno. E a chi ne approfitta per non dimenticare. Tra l'altro, e sono ancora più emozionato nel dirlo, questo era un premio al quale teneva tantissimo il mio amato direttore Pasquale Pacilli. Tanto. Anche qui vorrei un gran bel applauso.